Allora, il kernel. Il kernel. Qualcuno sa cos'è il kernel? No. Nessuno lo sa? Allora, il kernel tradotto dall'inglese. Il nocciolo, nella fase di partenza, no? Praticamente, per fare un esempio, praticamente su una macchina, un'automobile, il kernel è il motore. Ok? Quindi è quello che si occupa di fare il lavoro sporco, tra virgolette, sul sistema operativo. Quindi è quello che si occupa di gestire le periferiche, le memorie, il trasferimento, che ne so, di qualche dato da una guardia di massa al disk, alla RAM e viceversa, la gestione della CPU e via dicendo. Allora, il kernel lo troviamo, quello di Linux, lo troviamo sul sito www.kernel.org, ultima versione, siamo alla 2.6.5. E cosa significano questi numeri 2.6.5? Allora, qui comunque ci ha spiegato il major number, che sarebbe la versione 2. Adesso siamo alla versione major number 2 del kernel. Naturalmente, ecco, la 1 è più vecchia, la 0 è totalmente inutilizzabile, questo potremmo dire, anche se funziona. Il minor number sarebbe il numeretto 6, cioè nel caso dell'ultimo kernel. Qui bisogna soffermarci un attimino, perché se il minor number è un numero pari, vuol dire che quel kernel è stabile, quindi può essere utilizzato per apparecchiature anche in una fabbrica, eccetera. Mentre se è un numero dispari, vuol dire che il kernel è ancora in fase di testing e di sviluppo. Okay? Quindi, infatti, se noi andiamo a vedere la mandrake 9.2, la mandrake 9.2 ha il kernel 2.4.25, quindi 4 è un numero pari. La mandrake 10 ha un kernel 2.6, non 2.5, perché il 5, lo sviluppo della 5 ha portato poi adesso alla 6, la versione finale stabile della 6, stabile tra virgolette, che va bene. Oh, poi c'è la revisione, detta anche patch, perché dal sito kernel si può scaricare una patch che ci porta il nostro kernel all'ultima revisione dello stesso. E questa revisione, più naturalmente il numero è grande, più il kernel sarà stabile. Infatti ora il 2.6.5 sicuramente è meno stabile di un 2.4.25, quindi molto più testato, insomma, funziona meglio. Questa l'abbiamo detto tutto. Allora, il kernel è andato di anno in anno, se potrebbe quasi dire, sempre ingrandendosi di dimensione. Adesso c'avevo una tabellina, comunque diciamo sembra sui 150 mega tutti sorgenti. Sorgenti, sì, l'ultimo era 150 mega. La versione 2.4 era sui 100 mega, la 2.6 150. Non so quanti milioni di righe di codice c'è stato, insomma. 5 milioni di righe. I sorgenti sono così, dopo il kernel compilato. È compilato, un'altra cosa, puoi anche entrare in un floppy. Vediamo il kernel compilato. Usate e mette quello stando un floppy. No. Sì, il sorgente occupa molto di quello del compilato. Cioè, compilato, la differenza tra compilato e sorgente, non so se dovete fare un esempio. Il sorgente potrebbe essere un libro, il compilato un film, di quelli, che ne so. praticamente sì, il sorgente è più grande perché naturalmente è un linguaggio che ad alto livello, quindi C, C++ è molto più capiente. Vediamo un attimo come si compila il kernel. Vai. Faccio soltanto vedere come si configura io, poi spiego a voce. Semplicemente crashato. Faccio crashato. Ah, vabbè. Scusate, il 2.4.25 forse era. Allora, aprite tutti quanti una console di testo. Devo andare soltanto in grandisco i caratteri. Una volta aperta la console, digitate SU per passare al super user. Mettete la password 1234. E posizionatevi nella cartella dei sorgenti del kernel, che solitamente è USR, quindi dovete digitare CD per fare il cambio di directory, change dir, CD, spazio, barra che sta sopra il 7, vado troppo veloce, mi fermo, ditemi.
quindi vara che sopra 7, USR, barra che sta sopra 7, SRC, barra che sta sopra 7, Linux. Specifico quella che sta sopra 7 perché è l'altra, è la slash. Due cose diverse. Non sai che non ci stai soggetto perché non sto là. No, chissà, l'ho appena verificato. Vabbè. Allora, battete l'invio, se vi dà errore vuol dire che i sorgenti non ci sono, cioè la vostra installazione. Se invece vedete la scritta Linux con il cancelletto vuol dire che vi trovate all'interno della cartella dei sorgenti di Linux. A questo punto date il comando make spazio xconfig. Allora, questo comando lancerà un'interfaccia grafica sotto X11, che sarebbe il sistema grafico di Linux, dove potremo andare a cambiare, a modificare determinati parametri del kernel. Che vuol dire make file? Praticamente, vabbè, andiamo a dire a Linux che vogliamo aprire questa interfaccia. Se noi qui anziché xconfig davamo config soltanto, oppure menu config, partiva un'interfaccia non a grafica ma a caratteri per la configurazione del kernel. Allora, diamo l'invio, quindi make spazio xconfig e invio. Inizierà a lavorare il computer. Il portatile è stato più veloce. Che errore? Che errore ti dà? Librerie QT sono quelle che permettono la visualizzazione della mia grafica. Allora guarda, questo è il caso che potrebbe utilizzare la grafica. Praticamente utilizza altre librerie, sempre per la visualizzazione. Vabbè, faccio vedere anche il menu config, così. Allora, praticamente questa interfaccia che vedete permette la configurazione del kernel. Le prime voci, che ne so, specifica il processore, ad esempio processor type, qui potete specificare il tipo di processore che avete nel computer. Queste sono tutte le tipologie di processore che attualmente riconosce il kernel. Non ci sono altre architetture tipo il RISC perché questi qui sono tutti Intel compatibili, quelli che compaiono qui in questo momento. Processori assurdi. Vabbè, WinChip, sì. Il Crusoe, quello dei portatili, mi sembra. Comunque, sempre tutti Intel compatibili. Se l'architettura di questo portatile era diversa, compariva tutta un'altra lista di processori. Qui vedo su Daniele, questo qui è un altro, sì, portatile, quindi hai già ricompilato, adattato il kernel per il tuo computer. E in realtà è pronto per essere compilato. È pronto per essere compilato. Sì, metto un anno compilato. Quindi, ecco, già scegliere il tipo di processore esatto rispetto a quello che magari sta già selezionato nella installazione standard della Mandrake, e spostarlo su, che ne so, un serial magari perché avete proprio un serial, no? Già questo giova parecchio in velocità sul computer, cioè potete proprio modificare l'andamento del processore del computer, la velocità, eccetera. Allora, vabbè, altre cose, lo PCI, vabbè, questi praticamente sono tutti slot che stanno all'interno della scheda madre, sono cose che noi tecnici magari. Ecco, diciamo che dovete averci una certa conoscenza dell'hardware per poter, ecco, per poter mettere le mani sul supporto dentro. Plug and play, il supporto per lo SCSI, magari, ecco, se non avete lo SCSI questo potete anche eliminarlo, toglierlo del tutto, la firmware, eccetera eccetera. Fatta questa configurazione potete fare altro che andare su file, salva, save, e poi l'interfaccia si chiude e avete configurato il vostro kernel. A questo punto dovete iniziare la compilazione. Compilazione è un processo lunghissimo, quindi non lo facciamo adesso. Io vi volevo far vedere disk changes, volevo far vedere l'interfaccia invece non grafica ma quella a caratteri, menu config, che è molto simile, diciamo. Oddio, qua vabbè, non riconosce bene alcuni caratteri, quindi compaiono questi quadratini. Ecco, comunque abbiamo la struttura è sempre quella. Processor type and features, quindi abbiamo, ecco, processor family, come praticamente sull'interfaccia che avevamo prima. Dove sta? Qui, ecco, questa è la lista dei processori.
Quindi se non avete un'interfaccia grafica funzionante potete configurare il kernel anche da interfaccia carattere. Lo salviamo. Ok. Io ho scritto grosso come una casa qua dietro, anche se che la compilazione del kernel è una procedura che può anche impedire al computer di ricaricarsi all'avvio, quindi state attenti, non, cioè, se volete fare esperimenti prima salvatevi i dati e poi procedete pure con gli esperimenti. Ho scritto sulla seconda pagina sempre. Se poteva far grossi così installando a caso prima, qua proprio enormi. Enormi. Se non riparte, di solito l'installazione del kernel crea una voce in più nel Lino che permette di far ripartire il computer con il vecchio kernel. Il Lino, vi faccio vedere il file di configurazione. Facciamo con Playwright. Il file di configurazione di Lino, che è il boot manager di Linux, ed è quello che permette l'avvio di Windows o di Linux all'accensione del computer. Ecco qui, questo è il file di configurazione di Lino che si trova attualmente installato su questo computer. Non si vede molto bene. Comunque, fondamentalmente, image indica l'etichetta che si vede all'accensione del computer. Quindi avremo la voce Linux, Linux non FB, file safe, quindi scorrendo sicuramente c'è anche Windows, floppy, l'avvio da floppy, vabbè, qui Windows non c'è su questo portatile, voi se l'avete aperto vedete anche la voce label uguale Windows per avviare Windows. Quindi a questo punto se andiamo a fare un nuovo kernel, installazione di un nuovo kernel, possiamo tenerci una label per il vecchio kernel e una label per il nuovo kernel, quindi se non parte con il nuovo kernel possiamo ripartire con il vecchio. Tutto qua. Però lo fai in altro modo. No, devi essere tu a scegliere quello vecchio. No, però l'accensione. Praticamente lui quando. Allora, con il kernel 2.6 lo fai in automatico. A te credo. Il 2.4 invece devi essere tu a scrivere nel libro, sì. Ok, passiamo a altro argomento. La struttura del file system. Abbiamo già visto con Giuseppe un pochino la struttura del file system. Io qui la ripropongo per spiegare poi i comandi, insomma qualche piccolo comandino di Linux. Allora, la struttura di file system, quindi abbiamo bin che contiene gli eseguibili che può eseguire soltanto l'utente amministratore, cioè il root, etc che contiene tutti i file di configurazione di tutti i programmi installati nella macchina. Quindi non come Windows che magari ha i file di configurazione un po' dappertutto, nel registro, nella directory del programma installato, eccetera. Barra MNT, questa è una cartella un po' particolare dove vengono agganciati tutti i dispositivi tipo un floppy, una chiavetta USB, un CD-ROM. Poi barra user, barra bin dove sono tutti gli eseguibili avviabili da qualunque utente. Barra dev che contiene dei dispositivi, cioè praticamente sono dei file che rappresentano i dispositivi, ossia potremmo avere per esempio barra dev barra DSP che corrisponde alle casse, per esempio, alle casse, e noi se andiamo a scrivere in questo file, praticamente quello che viene fuori sulle casse è quello che noi abbiamo scritto. Naturalmente, ecco, se andiamo a scrivere un carattere sentiremo un gracchio, un rumoraccio, però insomma, per farvi capire che fa da tramite tra il sistema Linux e le periferiche, questa cartella è particolare un po' come MNT, questa dev. Barra lib contiene, vabbè, le librerie, qui dice per esempio è una sorta di DLL di Windows, anche se è simile. La home che contiene le cartelle degli utenti di Linux, perché Linux è un sistema operativo multiutente, quindi più utenti possono usare il computer anche contemporaneamente. Naturalmente c'è il limite del solo display, però con i terminali si può utilizzare la stessa macchina per più utenti. Poi c'è la barra root che sarebbe la home directory dell'utente amministratore, e la barra var che contiene i file di log, gli spool di stampa e i file temporanei. Quindi Linux è strutturato così, cioè per il system di Linux. Ok. LS, non so se lo conoscete il comando LS,
il comando più semplice, insomma, serve per fare, per vedere una lista. Sta più meglio? Allora, cominciamo con, vabbè, con il comando ls, quindi spostiamoci, facciamo cd spazio barra che sta sopra il 7 e diamo l'invio, poi diamo ls invio. Ecco qui, quindi questa qui è la struttura che abbiamo appena visto sulla nostra. Casca l'acqua. No, lasciate perché cambiamo l'aria. Ah, no, diciamo piove, casca l'acqua. Ok. Se ad esempio noi volessimo sapere qualche informazione in più del comando ls, possiamo utilizzare il comando man, che significa manuale. Quindi se vogliamo un manuale del comando ls, diamo man spazio il comando ls, in questo caso. Battendo invio abbiamo tutte le istruzioni relative a questo comando in italiano. Naturalmente capiterà anche qualche manuale in inglese. Visualizza le directory. Ok. Se ad esempio vogliamo vedere il manuale del comando cd, che serve per cambiare directory, man spazio cd, e vabbè, e questo è in inglese. Per uscire dal man, qualcuno c'è entrato, per uscire dovete digitare Q di quit, che significa in inglese uscire. Ok. Benissimo. Qui dicono di spegnere il computer, noi andiamo avanti. Io ho preso un po' di materiale un po' in giro sulle riviste, su internet. Allora, qui dicono cosa c'è da sapere di Windows. Vabbè, il kernel, quindi l'abbiamo già visto. Oh. Di Windows o di Linux? Ah, una cosa. I sistemi Unix, quindi anche Linux. C'è da sapere che Linux è case sensitive, cioè è sensibile alle maiuscole o minuscole. Cioè, se noi ls lo davamo in maiuscolo, Linux ci rispondeva che comando, eccolo qua, comando non trovato. Perché in maiuscolo è diverso. Può esistere nella stessa cartella un file che si chiama pippo in minuscolo oppure pippo tutto quanto in maiuscolo. Mentre sotto Windows questa cosa non può esistere. Secondo Windows sono due file identici. Mentre sotto Linux no. Stanno file con maiuscolo, sì. Beh, per convenzione Linux utilizza tutte minuscole. Infatti abbiamo visto. Tutte minuscole, sì. C'è qualcosa in maiuscolo, poca roba. Ok, giriamo e abbiamo un confronto tra i comandi del DOS e quelli Linux, quindi se sapete un pochino, conoscete un pochino il DOS, avrete qui un raffronto dei comandi Linux. Sono molto simili, ecco, cp, copy, mv, move. Ecco, move, sotto DOS c'è cioè il move e il rename, sotto Linux è la stessa cosa, mv può significare sia spostare che rinominare, e fondamentalmente infatti è la stessa cosa. Io posso spostarlo nello stesso posto però con un nome diverso, quindi lo rinomino. Ls sarebbe il dir, eccetera. Ho aggiunto a mano dietro anche il comando su, su dell'utente, perché in DOS non esistono questi, quindi non c'era nella tabella. Praticamente servono per cambiare da dove ci troviamo ad un altro utente. Quindi se dobbiamo passare al root, per esempio, basta che diamo su invio. Poi ho anche aggiunto questo comando che è ln, praticamente è l'analogo dei collegamenti sotto Linux, sotto Windows, praticamente quelle icone che compaiono con la freccina. Sotto Linux si possono fare da console, e un link sotto Linux praticamente non viene visto come un file, ma proprio come il file a cui linka. Quindi se si va per esempio a fare un link di un file di testo, poi si edita, gli si dice di editare quel link, lui ti edita il file a cui va linka. Mentre sotto Windows no, sotto Windows bisogna andare a aprire proprio fisicamente una cartella.
ad esempio, ecco, io ho dato LN-S come esempio, LN-S MNT Windows in Windows, cioè se vogliamo metterci nella home i collegamenti al CD-ROM, al floppy o alla cartella Windows, con questo comando possiamo farlo. Ah, il mount non l'ho detto, bene, adesso andiamo avanti, siete tu. Allora, il mount, facciamo dell'emulazione, il mount si trova sull'ultimo foglio, ok, ne parliamo dopo del mount. Ne parliamo sui problemi che potremmo incontrare con Linux. Allora, l'emulazione del software Windows, cioè perché noi dovremmo emulare un altro sistema, innanzitutto? Perché sotto Linux magari non troviamo determinati programmi che magari a noi ci serve, tipo il Photoshop, tipo, che ne so, vabbè, altri programmi. Corel Draw, vabbè. Allora, abbiamo diversi metodi per emulare, per far girare il software Windows sotto il nostro Linux. Potremmo, uno, installare un emulatore di un computer, quindi in una finestra avremo un computer vero e proprio, in cui poi installeremo Windows, installeremo tutto l'occorrente per quel programma, poi installeremo il programma, quindi magari anche i driver della scheda video, eccetera. In quella finestra avremo un sistema Windows reale, anche se il computer è virtuale. Una cosa, un programma che fa questo lavoro si chiama WebUrl, è commerciale. Il prezzo non ve lo dico, costa tantissimo. Comunque sul sito si può richiedere una licenza della durata di 30 giorni per di prova, insomma, per vedere, verificare il funzionamento. Se vi scadono i 30 giorni e non volete rinnovarlo, eccetera, c'è anche una soluzione gratuita, si chiama Box. Comunque qui lo specifico, è molto simile a VMware, un po' più complicato da utilizzare, però fa più o meno lo stesso lavoro. La differenza è che se ad esempio avete un Macintosh e cioè avete installato Linux, VMware non ci funziona, che richiede per girare una macchina Intel, mentre Box emula anche il processore Intel, quindi può girare su tutte le architetture esistenti. Naturalmente Box è molto più lento rispetto a VMware, perché VMware fa soltanto una conversione diretta verso il processore, mentre Box deve proprio emulare ogni istruzione e convertirla. Quindi più lento. E quindi un pochino più lento. Sì, diciamo di sì. Poi c'è Win for Lin, vabbè, ce ne sono anche altri. Oh, poi c'è un'altra soluzione, più elegante, ma purtroppo è ancora in fase di sviluppo, però voglio dire, ancora funziona. E il Wine è quello che abbiamo installato prima con la lezione di Daniele. Il Wine, Wine in inglese è vino, però è un acronimo e dice proprio Wine is not an emulator, cioè Wine non è un emulatore. Infatti, a differenza di WebAware, non emula un computer, ma dà l'impressione ai programmi di Windows che di girare sotto Windows, anche se effettivamente si trova in Linux. Quindi il programma può essere installato sotto Linux tranquillamente. Questo è, vuol dire, è impossibile. Beh, loro ce l'hanno fatta, anche se il progetto è ancora in fase di sviluppo, come dicevo. Praticamente tu puoi prendere, non so, il Mirch di Windows, installarlo sotto Linux con questo Wine. Vedrai l'iconina che ti compare sul KDE, sul desktop del tuo Linux. Ti fai doppio clic e quel programma parte. Come non se fa come bordelli, se... non niente. No. Spazio... Sì, uno spazio. Ma ragazzi, solo da cui non può scegliere, no? Allora, naturalmente qui, ecco, qui parlo anche di un altro progetto parallelo, che è il WineX. Allora, con il Wine riusciamo a far girare applicativi 2D, tipo Office, tipo, come dicevo prima, Adobe Photoshop, eccetera. I videogiochi, se vanno a sfruttare le DirectX, il Direct3D, allora non gira. Se il DirectDraw già, oddio, funzionicchia, però il Direct3D ancora non funziona, ancora non funziona. Allora, c'è questo progetto chiamato WineX, e la X sta per DirectX praticamente, dove sono implementate le librerie grafiche Direct3D della Microsoft. Praticamente il WineX è più portato a far girare videogame, quindi con WineX magari l'Office non ci gira, però un videogioco sì. Quindi ecco, se faticate a passare Linux proprio per i videogiochi, con WineX potete sperimentare.
prestazioni alla partenza ci metto un pochino, poi durante l'esecuzione ho notato una velocità, anzi forse leggermente più veloce. Cioè funziona bene come quando ci giochi su Windows? Sì, sì. Allora, The Coin X esiste una versione a sorgente aperto, quindi gratuita, e una versione commerciale. Quindi la Transgaming si chiama Transgaming Technologies Inc. Praticamente ha preso questi sorgenti, li ha modificati in modo tale che funzionassero dappertutto con tutti i videogame. Se andate sul loro sito, che è transgaming.com, praticamente troverete una lista di videogiochi che girano in YNX con i loro test. Magari dicono black and white, gira, però magari c'ha dei problemi con l'audio, eccetera, eccetera. Naturalmente questo è commerciale, non esiste la versione di prova come VMware, quindi o prendete la versione sorgente o anche RVM, ho anche messo il link dove scaricarlo, la RVM dai sorgenti, oppure lo comprate, punto. Allora, come si installa Winix? Vabbè, l'abbiamo visto prima con Daniele, doppio clic oppure RVM-I, eccetera, eccetera. Qui spiego anche come si installano partendo dai sorgenti, che con il Wine direi che quasi lo consiglio, quasi, perché si configura leggermente meglio del pacchetto RVM. Allora, andiamo a configurare, perché già l'abbiamo installato il Wine prima con Daniele, andiamo a configurare il Wine. Quindi dalla console che avete aperto prima, sempre con questa volta però non come root, quindi uscite dal root, quindi date exit se avete ancora la stessa console di prima e digitate Wine Setup. Installa Wine. Praticamente sì, già sta installato, questo qui serve per configurarlo. Perché Wine può essere configurato per prendere le informazioni da un Windows che già esiste sulla macchina e quindi prendi il registro di quel Windows e far girare tutti gli applicativi esistenti su quella macchina. Se non c'è, si può configurare per creare nella home una cartella chiamata C, dove all'interno ci sono tutti i file necessari al programma, insomma, per ingannarlo e fargli sembrare che c'è Windows. Non lo so. No, è forte sta cosa. Allora, Wine Setup. E parte un pinguino che, eccolo, che si vuole bere la bella bottiglia di vino. Noi gli diciamo dove deve essere localizzato il config, va bene come sta così. Quindi punto Wine sarebbe la home, questa tilde indica la home dell'utente attuale. Barra punto wine barra config. Le cartelle che iniziano per punto sono invisibili, quindi dalla console non riuscirete a vederle, però se voi date cd spazio punto wine ci entrate comunque tutte le cartelle che iniziano per punto. Se date il wine setup come root, wine setup vi dà errore, vi dice che come root è meglio non usarlo. Va bene, date next. E adesso parte il procedimento che verifica se c'è un'installazione di Windows. Gli dai overwrite, cioè sovrascrivi quella vecchia. Se avete già un vecchio Wine, dimmi. Allora, sopra è giusto io. Allora, voi sicuramente avete Windows su quei computer, qui sul portatile non c'è, quindi voi posizionatevi sopra, quindi cliccate su Use an Existing Windows Partition. Invece io devo creare una partizione nuova. Praticamente. Come? Sì, serve per ingannare i programmi di Windows, no? Come dicevo prima. Allora, l'unica cosa che dovete cambiare delle impostazioni. Cliccate su Next, avete fatto? Quindi la prima voce Next. Adesso cliccate su Window Mode, la seconda voce. L'unica cosa che cambio io, perché praticamente dedico un desktop, una finestra ai programmi che girano, perché è più le volte che magari si bloccano e quindi riuscite a padroneggiarli meglio. Basta che chiudete la finestra e uccidete praticamente quel processo.
Allora, desktop per la risoluzione 640 o 800x600, vedete voi. Quindi clic su finish. E il file di configurazione viene creato. Ok, qui adesso non c'è sta. Non c'è sta l'applicativo, vero? Windows. Voi ce l'avete. Allora, io nel pacchetto WineHQ ho portato un programmino Windows, un giochino Sigarelli. Quindi quello lì è in DirectX, non sfrutta le Direct3D, quindi con il Wine funziona. Io proverò a far girare quello. Voi invece posizionatevi sulla cartella MNT Windows, quindi CD spazio. Oppure ancora più facilmente, dall'interfaccia grafica, fate doppio clic sulla home, sì. Allora lì si puoi anche chiuderla con la finestra. Adesso abbiamo finito la configurazione, quindi potete chiudere le finestre della console. Aprite una finestra dell'interfaccia grafica, sull'indirizzo digitate quindi una home per esempio. Quindi dalla home, nell'indirizzo della home, cancellate quello che c'è scritto e digitate barra MNT barra Windows. Io adesso non posso digitarlo perché non esiste. Per entrare nella partizione Windows di quei computer. Io nel frattempo mi vado a installare. Avete finale. Faccio il comando anzitto. Ok, Ctrl G. Allora, una volta che avete già digitato MNT Windows, quindi ora sfogliate la partizione dove c'è Windows. Bene, andate per esempio ad aprire la cartella programmi, c'è l'Office su questa partizione. Microsoft Office, aprite la cartella Microsoft Office, proviamo ad avviare ad esempio il Word Office, quindi programmi, Microsoft Office, Office, scorrete in basso fino a trovare il file winword.exe, cioè verificate che ci sia. Ok, non ci fate doppio clic, adesso andate su impostazioni e su strumenti, quindi su strumenti, apri terminale. Ok, date wine, quindi W-I-N-E spazio, winword, quindi il comando l'eseguibile che si trova lì dentro, W-I-N, dimmi. Tasto destro, mouse, per selezionare wine, tasto destro, no, allora adesso si dico, non è uguale, adesso ti spiego perché. A volte funziona, a volte no, perché Wine vuole che vi troviate all'interno di quella cartella. Se fate doppio clic lì, OneDrake lo esegue, quello eseguibile, ma dalla home praticamente. Allora, Wine spazio winword.exe e digitate, date l'invio. Il computer darà un po' di messaggi, comincerà a lavorare un pochino e fra un po'. Io per esempio, ecco, adesso eseguo il... Qual è l'eseguibile? Eseguo rally. Rally.exe. Casa mia gira, non so se qua gira. Allora sì, vabbè, dai, ok. Ecco qui, questo è un gioco Windows che sta funzionando sotto Linux. Naturalmente tutto il debug è ancora attivo qui, dato che è in fase di sviluppo. Questo qui è un gioco fatto in DirectDraw,
quindi sono librerie grafiche bidimensionali. Un gioco vecchissimo, sarà del 98, questo 97. Sì, infatti. Questo sì, è Dark Draw. La Retro D ancora non esisteva. Però se qualcosa fa con GL devi appoggiarti al Wine X. Anche se il Wine sta andando verso quella direzione. Cioè, piano piano anche il Wine riuscirà ad eseguire grafica 3D. Ok, il Word da partito da voi? Sì. Funziona? Quindi se non avete Open Office. Anche l'audio proprio funziona alla grande. A posto. Il Wine l'abbiamo visto. E io funziona. Teoricamente è proprio stabile, alto, quindi una tendera. Ah, no, allora, qui gli abbiamo dedicato il 640x480, l'abbiamo dato un desktop virtuale. Perché nel caso in cui si bloccava, io potevo killare questa finestra. Quando vai in full screen a volte il Wine fa dei casini. Sì. Cioè, cambia risoluzione, poi magari il programma si blocca e ti rimane in quella risoluzione e non riesce a spostare, quindi preferisco questa cosa qua. Ok. Vabbè, dietro ho fatto questo disegnino stilizzato, dove dico che il WarioWare e il Wine sono due cose diverse. Quindi per il WarioWare avete bisogno di acquistare il WarioWare e di una licenza Windows. Per il Wine non vi serve, il Wine basta insomma avere il programma pronto per l'installazione. Come? Il Wine X, allora, il Wine X esiste in versione open source, in versione gratuita, si possono scaricare i sorgenti o anche l'RVM da digilander.libro.it WineHQ Italia, c'è scritto. Oppure, se vuoi che funzioni al 100%, man mano al portafoglio si va sul sito Transgaming Technologies, se loro hanno fatto una versione insomma funzionante al 100% secondo loro di questo Wine X. Andiamo avanti. Non lo so, non mi sono mai informato. Simone, ho capito una cosa. Vai, cioè sì. I programmi ci deve, che funziona se li vado a prendere solo sotto Windows o se io Windows non ce l'ho per niente, come faccio? In tutti e due i modi. Allora, come abbiamo visto prima, il Wine Setup ti permette di configurare il Wine sia se tu hai già un Windows preinstallato sulla macchina, su un'altra partizione, come in quel caso, sia se tu Windows non ce l'hai. Quindi se non ce l'hai, a quel punto tu devi essere tu a installare i programmi. A quel punto metti il CD per esempio del Adobe Photoshop e fai partire, vai nel CD, vai con la console lì dentro, fai Wine spazio setup, poi parte l'installazione, tu l'installa nel desktop di Windows. Dopo che l'ho installato lo faccio partire. Lo fai partire. Però per farlo partire sempre Wine, ma c'è anche un altro software interessante che qua è sempre commerciale, quindi è Crossover Office. È una versione Wine ottimizzata, è commerciale, però io perlomeno so ci faccio partire di tutto, tranne i giochi 3D, tutto, Photoshop 7, Flash, Dreamweaver. Sì, quello è nato quando insomma Office ancora non partiva con Wine. Esatto, adesso parte, però fino a poco tempo fa non partiva, io con quello faccio partire di tutto. Ci sarebbe un modo di fare, quindi sono creando l'icona, invece sto usando Wine. Crossover Office. Allora, la Mandrake fa questa cosa, il pacchetto RVM crea in automatico questo link, quindi tutti i .x, se fate caso, ha l'iconcina di Wine con il bicchiere. In alcuni casi è sufficiente fare un doppio clic e il programma parte. Se non parte, allora dovete andare su strumenti, apri terminale, quindi eseguire questo eseguibile di Windows con il Wine, posizionati però nella cartella dove si trova l'eseguibile, perché magari l'eseguibile stesso va a cercare altri file. Se ad esempio, guarda, se ad esempio adesso esco da Sigarelli, ok? Adesso si chiuderà, non lo pillo. Ctrl C, Ctrl D, chiudo anche la console, faccio doppio clic, guardate, guarda, please insert Sigarelli CD, perché? Perché il rally.exe va a cercare dei file di configurazione che non trovo, perché la Mandrake esegue questo eseguibile posizionandosi su home utente, non su home Daniele, desktop, WineHQ, eccetera eccetera. Ok? Quindi magari qualche eseguibile funziona, va bene, tipo il WinZip, che ne so. No, però devo intendere, non so, crea un link sul desktop e dai il comando come stessi in un... Potresti, sì,
si potrebbe fare questa cosa, magari nel link puoi impostare che la cartella di esecuzione deve essere quella lì, allora sì, funziona. Sì. Vabbè, dopo avervi stupito con questa cosa. Vabbè, ci sono anche altri emulatori, cioè il DOS EMU, per chi deve eseguire applicazioni DOS, il Wine non è buono per questo. Il Wine l'abbiamo appena visto. Com'è DOS? DOS EMU. Solitamente stampo su tutte le distribuzioni. Vediamo se qua c'è. No, qui non c'è. Comunque sulla Mandrake di solito lo trovate fra i CD, nei CD. E ci trovate anche installato il FreeDOS, che è un MS-DOS gratuito. Quindi una volta installato il pacchetto DOS EMU, basta che da console dici date DOS EMU, battete invio e vi parte l'MS-DOS. Poi c'è, ecco, ci sono i emulatori per Macintosh. Naturalmente Macintosh 68.000, vecchia versione, c'è Executor che è a pagamento, Basilisk è gratuito. Amiga. Sì, vabbè, nato suo amico. Emulatore di console, giochi eccetera, famosissimo il MAME, MAME scritto, non so se lo conoscete. Esiste in versione in tutte le piattaforme, tra cui anche Linux. Non so, sì. Non c'è mai tutto Linux, è tutto Linux. It's Mame. Mame è l'emulatore dei, esiste, dei giochi da fare, diciamo. Esiste, aperto parete, esiste una distribuzione Kinopix modificata, si chiama Kinopix Mame. Sì, voi scaricate la ISO, ci mettete tutte le ROM e quel CD voi lo mettete su un qualsiasi computer, il computer fa quel CD, cioè la lista dei giochi, cliccate sul gioco e su. Una figata. Quanti ne sono? Decine di migliaia. Ma. No, ma le ROM non. Cioè le ROM sono illegali. Allora, diciamo, per avere ROM dovreste avere il coin app a casa, nell'arcade, quello che sta nel bar. Il gioco da bar a casa. Allora, vediamo invece i dispositivi, il mount, l'unmount, quindi quando inseriamo un floppy quello che si deve fare. Con la Mandrake 10, a partire dalla 9.0, non c'è bisogno di fare nessun mount, cioè normalmente con Linux quando si inserisce un floppy o un CD-ROM, se si vuole accedere a quella periferica bisognava, o anche bisogna, eseguire mount, quindi il comando da console mount spazio il device che si trova dentro a barra dev fd0 per il floppy, barra dev CD-ROM per il CD-ROM, spazio il percorso dove bisogna agganciarlo nel file-system di Linux, di solito è barra mnt barra CD-ROM o barra floppy eccetera, oppure un nome di nostra invenzione. Questo lavoro sotto la matrice che abbiamo adesso viene fatto in automatico da un demone, un programma chiamato demone perché è sempre in esecuzione, chiamato Supermount. Nella 9.1.2 dava dei problemini, con la 10 comincia un pochino a migliorare la situazione, però ecco, chi è abituato con il vecchio mount a mount di solito lo disabilita e utilizza il mount e unmount. Su KDE si può montare e smontare facilmente con l'interfaccia grafica, quindi basta fare il tasto destro su un dispositivo e avremo la voce smonta senza dare a mano il comando unmount eccetera eccetera. Ok, può capitare, comunque questo lo trovate in dettaglio su questa guida, vi può capitare con il supermount che magari un CD-ROM non viene fuori, non vi si espelle. Quindi voi cliccate, premete, no, cliccate sul tastino per tirare fuori il CD-ROM e il CD-ROM non viene fuori. In questo caso, ovviamente si va a fare l'unmount, quindi umount, ad esempio. Ad esempio. Umount barra MNT barra CD-ROM, naturalmente adesso dice non è montato e va bene. Se avessimo avuto questo CD che non veniva, insomma non riuscivamo a tirarlo fuori, magari diceva il device è occupato. Allora qui consigliamo quattro passi su questa guida. 1. Aprire un terminale, scrivere fuser-k il dispositivo oppure il floppy, cioè barra dev barra CD-ROM oppure barra dev barra fd0, quindi viene uccisa quel processo che tiene occupata quella periferica, e a quel momento quindi si può fare l'unmount. Se non funziona
si può riprovare da root, dall'amministratore. Se non funziona, dice scollegatevi, ricollegatevi, oppure spegnete e riaccendete il computer. E quindi anche in Linux. Come? Allora facciamo man. Ah, ok. Identifica i processi che stanno usando i file. Quindi questo comando vede che magari il dispositivo dev CD-ROM utilizzato dal processo numero, perché sono tutti numerati i processi, numero 200, e lo killa col meno K, lo killa, quindi lo uccide, e quindi la periferica è libera di essere smontata. Ok, molto utile quest'altra opzione invece, quest'altro consiglio. Se ad esempio un programma si blocca, tipo Mozilla oppure tipo questa console, e vogliamo killarla, ucciderla, qui c'è tutta una procedura. Io ho inserito dei punti 2 e 1 e sotto ho scritto in KDE è sufficiente battere, CTRL F eccetera. Quindi mettiamo caso vogliamo killare questa finestra, noi andiamo a digitare sulla tastiera, tenere premuti i tasti CTRL, ALT, ESC, il cursore da freccetta cambierà in un teschio. Quello che fa X kill, è la stessa cosa. Allora sì, o fate così oppure digitate X kill da una console, vi parte insomma la stessa cosa. Fa un'icona diversa ma la stessa cosa. Lui vabbè. Dice l'icona rossa perché. Sì, prima c'era rossa. Tipo bersaglio. No, quindi a questo punto basta cliccare sopra il processo che si è bloccato, e il programma viene chiuso, killato, ucciso. Attenzione a non cliccare sullo sfondo perché cliccate che di è, e quindi poi tocca riavviare l'interfaccia grafica. Per riavviare l'interfaccia grafica, ve lo faccio vedere, ecco questo qui si è bloccato, ecco, questo si è bloccato. Control Alt Esc. Non me lo fa. Andiamo male. Può anche essere la tastiera portale. Facciamo un altro comando. E poi dico qui CTRL ESC, speriamo che funzioni. Però cazzo bene con l'esempio. Insomma mostra, vabbè, quest'altra combinazione di tasti invece mostra tutti i processi, una lista dei processi, e voi potete andare a killare questi processi. Bene, è portatile? No, ma loro probabilmente la mappa della tastiera è portatile. Ballata. Sta caricando, aspetta. Forse l'ha presa. Eccola qua. Quindi con CTRL ESC, un altro metodo per killare i processi, è così. Io di solito li metto ad albero cliccando qua sotto, sulla voce albero. Vado a cercarmi il processo, di solito se è un programma fatto partire da Wine, vado a cercare Wine, eccolo qui, l'ho trovato. E scelgo, quindi seleziono i processi da uccidere, c'è proprio la voce in italiano, uccidi. Mi chiede conferma, ok, e il programma scompare. Tra pochino scompare anche dalla lista. Ecco. Quindi o si fa in quella maniera, oppure in quest'altra. Se invece si blocca l'interfaccia grafica, la combinazione di tasti da premere è l'ultima riga poi. È CTRL ALT Backspace anziché CTRL ALT Cancel. Sarebbe il tasto per cancellare i caratteri da destra verso sinistra. CTRL ALT Backspace, riavvia. Passo il problema. Ecco, anzi, si sta riavviando. Quindi stiamo riavviando l'interfaccia grafica. Senza quindi riavviare il computer. Cosa in Windows non avrebbe. In Windows, se non se ve ne sognate. Poi vabbè ci sono i comandi kill all eccetera. Lendi vuol rispondere più bene su Windows? No. Oddio. Il fatto è che sono due cose di. Cioè, questo che vediamo, questa grafica, è un programma, effettivamente è un programma. Quindi noi possiamo ucciderlo, chiuderlo e riaprirlo. Mentre in Windows quello che vediamo è Windows, cioè è il sistema operativo stesso, quindi sono due cose diverse.